Reggio Calabria verso il nuovo piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato i tecnici ed i professionisti sul sistema delle costruzioni ANCE. Un confronto utile e concreto, ha detto, la rigenerazione del territorio è una sfida che riguarda tutti noi. Ringrazio ANCE perché sono stati 2 giorni di grande confronto in maniera concreta, in maniera pratica rispetto a quella che è la sfida sui cambiamenti climatici. È una sfida che va combattuta e vinta attraverso la rigenerazione urbana, attraverso un nuovo modo di interpretare gli spazi in una città e di interpretare anche quelle che sono le esigenze di una comunità e di un territorio. Però è una sfida che non può riguardare soltanto le pubbliche amministrazioni o peggio ancora riguardare tutti in maniera diciamo singola e in maniera come dire personale. Dobbiamo avviare, e questo è il tempo utile, e questa è l'idea che ho rilanciato oggi al convegno, un nuovo patto di sinergia e di collaborazione rispetto alle politiche volte a affrontare i cambiamenti climatici e quindi reinterpretare le nostre città, riorganizzare gli spazi urbani. Una sfida, un nuovo patto che deve riguardare naturalmente le pubbliche amministrazioni, ma deve riguardare anche gli imprenditori, deve riguardare i costruttori edili, deve riguardare le associazioni di categoria, gli ordini professionali, insomma, tutti coloro che anche singolarmente hanno un pezzettino di responsabilità rispetto a questo percorso, ma la strada da tracciare è unica e ognuno la deve percorrere rispetto alle proprie prerogative.